In Umbria, rispetto alla vicenda della sicurezza degli invasi idrici in aree sismiche posta dalla Commissione Grandi Rischi, non registriamo situazioni di particolare criticità. In ogni caso, le dighe sono oggetto di costante monitoraggio e verifica di stabilità, soprattutto in occasione di eventi sismici. E quanto ha ribadito questa mattina la Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, in occasione della riunione del Comitato Istituzionale per la Ricostruzione, cui hanno partecipato, oltre ai sindaci del cratere che ne fanno parte, anche i sindaci degli altri comuni che vi hanno aderito o che hanno segnalato danni a immobili pubblici o privati connessi agli eventi sismici. Il comune che ha 1000 abitanti e, se va bene, un tecnico, se ce l'ha, dovrebbe decidere che fare del verbale degli scienziati massimi della Grande Rischi. Insomma, questo lo capisce chiunque che così non può funzionare. Al tempo stesso noi sappiamo che è materia delicatissima, che è figlia di quello che è accaduto, perché lo dico pubblicamente, se si processa la scienza questo è il minimo che può avvenire, è figlio di tutto quello che abbiamo vissuto in questo paese. Credo che la scienza la si debba usare come scienza, anche a supporto e soprattutto a supporto anche del decisore politico, ma bisogna mettere a coerenza quello che la scienza elabora con le azioni anche pubbliche che bisogna teoricamente adottare. Quindi... Alla riunione era presente anche Alfiero Moretti, dirigente della Protezione Civile in Umbria, che anche lui ha ribadito il concetto posto dalla Commissione Grandi Rischi. È chiaro che la situazione va ricondotta agli scenari di rischio che abbiamo. Siamo zona sismica e il terremoto può avvenire, noi ne siamo testimoni in questi giorni, no? Poi si potrebbero attivare, ma non, chi l'ha detto? Non a caso avete visto nella nota di Curcio che dite non c'è nessun elemento attendibile che potrà avvenire, certo che può avvenire lo scenario, ma dove, come e quando non lo sappiamo, siamo sempre lì. Facciamo il nostro lavoro di informazione corretta, diamo le informazioni corrette che abbiamo, nessuno mette sotto banco, nessuno ce l'ha sotto il tappeto le informazioni. Questo è l'invito che facciamo a tutti voi, informiamo i cittadini, guardiamo i piani di emergenza dal punto di vista delle informazioni corrette ai cittadini, continuiamo a lavorare come stiamo facendo. E non vorrei dire altro su questo perché, ripeto, effettivamente dobbiamo dare una valutazione serena di quello che sta avvenendo.